mi hanno dato questo incarico io sono almeno dedicato perché non sono capace a parlare lo faccio ma volentieri però lo faccio volentieri perché è una, è una cosa a cui ci tengo perché questa serata fa parte di una serie di incontri che avremo eh, l'occasione eh, di, di vedere grazie appunto per presentati da Mantovani che sicuramente lo conoscete un personaggio importante e che è dedicato al, chiamiamolo Ciclo Zappelli, ossia come sapete abbiamo voluto come amministrazione fare un bivacco e intitolarlo appunto a Cosimo Zappelli, perché dopo 30 anni dalla scomparsa, un personaggio importante che sicuramente voi che siete qua lo conoscete. Io ho anche avuto la fortuna di conoscerlo personalmente, avevo anche come vicino di casa, quindi era più che doveroso ricordarsi ricordarci di questo personaggio così importante per la storia. Uh, abbiamo deciso di continuare degli eventi legati sempre al personaggio di Cosimo perché eh, la montagna per noi è importante e abbiamo visto che ci caratterizza e soprattutto è un elemento che riesce a coinvolgere sia le persone di Rassaldi come me, anche modestamente con nessun raffronto e paragone, grandi alpinisti. Ma che la montagna la vogliono vivere anche con altri, con molta più tranquillità eh, e moderazione, ma anche dei, grazie a ospiti, perché vedo persone che non sono di l'Assale ma che condividono questa passione. Quindi io intanto ringrazio di nuovo per essere qua questa sera e chiedo a Ada che sicuramente avrà qualcosa di interessante. Giusto due parole perché poi la serata la lasciamo condurre a Roberto Mantovani. Roberto Mantovani, giusto per fare un'introduzione, veramente due parole: è giornalista, scrittore, è alpinista, è tante cose. Roberto, tra i vari libri che ha scritto, sono questi che io ho portato qui, giusto per inquadrare chi è Roberto Mantovani. Perché. Secondo me Roberto è anche una persona abbastanza schiva, un po' come poteva essere anche Zappelli, come sono dal mio punto di vista i grandi, che non sono persone che gonfiano la, la, la coda da pavone, ma se ne stanno tranquilli e dal loro in dicono delle cose molto interessanti e che vale la pena di ascoltare. E, Roberto ci parlerà in queste tre conferenze appunto di Cosimo Zappelli, la prima, quella di questa sera e un po' introduttiva su quello che era il mondo della montagna negli anni 60, perché se uno vuole capire una persona, capire, deve capire il contesto in cui è vissuto, in cui ha lavorato, in cui si è inserita. Quindi eh, questo poi ci racconterà Roberto il tutto. Intanto chiedo a Marco, figlio di Cosimo Zappelli, che ci vuole salutare un secondo, e, e poi diamo la parola a Roberto Mantovani. Intanto ringrazio tutti voi che siete qua. Ricordo l'appuntamento prossimo che sarà l'8 di, di, eh, di gennaio e quello successivo il 26 febbraio. Secondo me vale la pena, se riusciamo a esserci sempre tutti, a sentirli perché ci darà un quadro illuminante non solo su Cosimo Zappelli ma su quella che è la cultura della montagna. Marco. Sarò velocissimo, grazie, buonasera a tutti, grazie di essere venuti nonostante il Covid e tutto quello che c'è intorno. Ringrazio infinitamente come sempre Ada e il sindaco e Roberto Mantovani per questo onore e chiaramente anche... Eh, Alessandro che come dire, il comune di La Salle sta continuando a onorarci, a, a ricordare mio papà, eh, dando magari un po' fastidio al comune di Courmayeur, però eh, noi siamo veramente felici e fieri di abitare in questo posto, in questo meraviglioso paese sì. e soprattutto che dopo 31 anni ci si ricordi semplicemente di, di, di mio papà che ha vissuto, ha voluto venire a vivere qua, ci ha portati tutti qui e comunque quindi vi auguro buone feste, eh, buon anno nuovo e grazie per aver eh, speso il vostro tempo questa sera anche se siamo in piena festa, cena eccetera, anche se non si potrebbe, insomma però private ci sono. Grazie infinite a tutti. Grazie. Eh, scusate ancora una cosa, la mostra al piano di sotto questa sera è aperta dopo la conferenza e quindi chi non l'ha vista la può andare a visitare e eh, magari Roberto ci può ancora dire due cose eh, anche quando saremo nella mostra. Lascio la parola a Roberto Mantovani, grazie. grazie. Allora, intanto grazie per questa vostra presenza. Ho tolto la mascherina perché sennò sarebbe difficile parlare, ma siamo a distanza di, di assoluta sicurezza. Dunque, questa sera parliamo del Monte Bianco, degli anni che hanno preceduto e che poi hanno visto emergere la figura di eh, Cosimo Zappelli, a cui dedichiamo direttamente o con una lettura di contesto tre brevi conferenze, questa di stasera. Che è apparentemente la più lontana da Così, ma, ma ci permette di capire dove è andato a inserirsi no? Nella, con la sua vocazione di alpinista e con la sua professione, poi di guida alpina, in quale mondo, perché Monte Bianco aveva già una storia straordinaria. E poi, negli anni 50, negli anni 60, questa storia diventa davvero importante, non parliamo degli anni successivi. La seconda serata, che sarà l'8 gennaio, sarà la storia professionale alpinistica di Cosimo, e il 26 febbraio ci sarà una chiacchierata dal titolo La narrazione dell'alpinismo quando i protagonisti diventano giornalisti e scrittori. Abbiamo voluto dare questo titolo per come dire, rendere ragione delle, di, di, cosa, di come Cosimo avesse raccontato la sua passione, le sue montagne. E la sua professione di guida alpina. Eh, attraverso una serie di libri che sono credo esposti quasi tutti in mostra, anzi, tutti in mostra, eccetera. Eh, allora, in questo primo appuntamento, come vi dicevo, noi cerchiamo di raccontare il palcoscenico eh, della nostra storia, di capire che cosa abbia rappresentato un paio di generazioni fa, ma anche prima, parlo di generazioni alpinistiche. Attenzione. Il Monte Bianco nel panorama alpinistico generale. Perché già prima della Seconda Guerra Mondiale il massiccio del Monte Bianco, anche qui sarebbe più corretto forse parlare di catene, considerando che il gruppo del Bianco occupa una porzione considerevole delle Alpi Graie, no? un'estensione di circa 30 km di lunghezza per 15 di larghezza nel suo punto più di massima estensione e sono circa 400 km quadrati, mica poco. Con 40 vette che superano i 4.000 metri, un pezzo intero di Alpi, altro che massiccio. Sono i francesi che lo chiamano Massif, ma in realtà è molto di più di un semplice massiccio. Un semplice massiccio è quello della Gran Giorassa, è il Gran Sasso, è il Gran Paradiso, ma non certamente il Monte Bianco. E come potete immaginare, il Monte Bianco, già molto tempo prima della seconda guerra mondiale, è al centro dell'alpinismo di punta, del grande alpinismo delle Alpi, sulle Alpi occidentali ed è una calamita capace di attrarre i sogni e gli interessi di alpinisti provenienti da tutti i paesi d'Europa che vantano e vantavano una tradizione eh, alpinistica. Per quanto riguarda l'Italia, gli anni compresi fra le due guerre mondiali hanno visto eh, al Monte Bianco la presenza di alpinisti celebri dai cosiddetti senza guida, no? che nascono tutti eh, intorno all'ultimo quarto dell'Ottocento, poi operano nei primi anni del Novecento, eh, gente come eh, i fratelli eh, Guglielmina, eh, Giuseppe Giovanni Battista, come eh, Giuseppe Lampugnani, come Carlo Alberto Rivetti, come Francesco eh, Ravelli, detto Cichin, che era del 1885, di sicuro il meno, meno eroico di tutti questi personaggi, ma probabilmente il più forte in assoluto. E dicevo: dai senza guida fino agli outsider della generazione successiva, tutti di provenienza cittadina, tutti ormai nati nei primi anni del Novecento, come è Giusto Gervasuti, Gabriele Boccalatte, Guido De Regge, eh, e Renato Chabot. E parliamo di un'epoca in cui alle scalate brevi e spettacolari venivano preferite le Grand Courses eh, di ambiente, che avevano come teatro a quel tempo soprattutto il versante meridionale del Grand Joras e la parete sud del Monte Bianco. Vi faccio due esempi per darvi un po' l'idea di come fosse quell'alpinismo lì dei senza guida. Perché nel luglio del 1923, per esempio, Cichin Ravelli, Rivetti e Evarist Cru, una guida importante, eh, di questo versante del Monte Bianco, eh, salgono per primi la lunga e difficile cresta di Prasek alle Grandes Jorasses e poi alla fine di luglio del 1927, sempre Cichin, Rivetti, Sergio Matteoda, eh, Gustavo Gaia e due guide importanti che sono Adolphe Rey e Alfonso Chenot, percorrono per primi la cresta Desirondelle che è eh, guardando il versante italiano del Gran Joras a destra, a ovest, no? eh, Adolfo era piccolino, era agile e, 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 e riuscì a superare con soli tre chiodi. Oggi ce ne sono molti di più. Il famoso intaglio A V della cresta di Sirondel che aveva respinto alpinisti di gran calibro come Mammeri, pensate ai Knubbel. Per quanto riguarda le guide alpine di quegli anni, la figura più celebre è certamente quella che abbiamo citato, quella di, di, di Adolphe Rey, che era del 78, 1878, e campa fino al 1969, e che, che, come abbiamo detto, era mingherlino, piccolino, agilissimo, ed era uno dei migliori scalatori del Monte Bianco in assoluto. Tra le due guerre poi si distinguono altri professionisti importanti a Courmayeur, abbiamo già citato Alfonso Chenot, cioè Evariste e Eliseo Cru. Evariste è il più vecchio, del 94, quindi quasi al giro di boa del secolo. E poi il più giovane di quella genia lì era eh, Arturo Ottoz, che era del 1909 e che sarà forse una delle guide valdostane di quel periodo più forti. Morirà sulla Maior, come molti di voi sapranno, il 17 agosto, una data che tutti ricordano, del 1956. Tosia era un magnifico scalatore, veramente forte sia su roccia che su ghiaccio, ed è stato una tra le prime guide valdostane a portare i clienti sulle grandi vie del Monte Bianco. Di lui io ricorderei almeno tre prime invernali importanti, che caratterizzano un po' il, il personaggio, la prima invernale della cresta sud delle Iguie eh, eh, Noir del 1949, la prima invernale della cresta des del 1948, quindi, e la via l'invernale della Via Maior sulla parete della Brenva del 1953. Tutte portate a termine con Tony Gobbi, eh, che era un po' più giovane di lui, perché era, era del 14. Ringobbi, come sapete muore nel marzo del 1970 al sasso Sassopiatto durante una gita sci alpinistica, so, muore sotto una valanga, ed è anche uno dei primi cittadini ad essere accolto nella società delle guide di Courmayeur, oltretutto non era valdostano, lui era un vicentino ed era un avvocato, però riuscì a inserirsi esattamente un po' come fa Cosimo, no? è uno dei pochi casi al tempo perché era difficilissimo allora se non eri di Courmayeur entrare a far parte della società delle guide. Attorno a Otos, tra le guide del Bianco, vanno poi menzionate altri professionisti più giovani no? che seguono un po' la sua scia, le sue orme. Uno è Ubaldo Rey che andrà al K2, e l'altro è Sergio Viotto. Eh, Rey era del 23 e Sergio Viotto un po' più, più giovane, del 28, me lo ricordo perché era, aveva due anni meno di Bonato. E poi ci sono gli altri professionisti che forse avrete sentito nominare, forse qualcuno di voi li ha anche conosciuti, Saluare, i fratelli Alessio e Attilio Ollier, eh, che sono uno del 34, l'altro del 42, bravissimi sul terreno misto, eh, di loro non si può non citare almeno la prima invernale della Via della Poire dell'inverno del 1965. E a proposito delle guide di Courmayeur che ho citato per prime in questa in questa chiacchierata nel mio excursus, eh, subito dopo la prima guerra mondiale eh, va ricordato che ad aprire le danze no, sul nuovo sono nell'agosto del 1919, quindi pochi mesi dopo la fine della guerra, i fratelli Adolphe e Henri Rey, che riescono a portare a termine la prima ascensione della cresta innominata del Monte Bianco. In qualità di guide hanno dei clienti e poi nel 24, questa è una cosa che tutti dovreste sapere: riescono a salire in maniera rocambolesca con l'aiuto di una pertica per la prima volta il Grand Capucin da ovest dalla Brèche di Grand Capucin. E poi va menzionata in particolare nel 1928. Eh, e, e, a firma di uh, Adolf Rey e dell'alpinista torinese Guido Alberto Rivetti la prima ascensione della parete nord delle guie Noardo e Petrei. Ovviamente però non possiamo fermarci qua, perché i tempi al Monte Bianco corrono, noi siamo convinti che una volta gli alpinisti si muovessero col passo dei pacchidermi, non è mica vero, l'evoluzione era veloce anche, anche allora, semplicemente le notizie non circolavano così velocemente come oggi. Oggi si sanno mentre, cioè in presa diretta, eh, abbiamo visto eh, qualche mese fa la salita invernale del K2, noi sapevamo esattamente dove erano e questi comunicavano. Allora non era così, ci volevano giorni e settimane perché le notizie si diffondessero e venissero diffuse dalla stampa. E, e dopo i personaggi che abbiamo appena citato, ecco che si affacciano alla ribalta alcuni giovani fortissimi. Sono forti sia sulla roccia che sul ghiaccio e che cominciano a scrivere capitoli importanti di storia dell'alpinismo, capitoli davvero fuori del comune. E danno vita ad una nuova stagione della grande epopea del Monte Bianco. Primis Giusto Gervasutti, che non è nemmeno piemontese, è friulano di Cervignano del Friuli, classe 1909 che arriva a Torino all'inizio degli anni 30, perché si iscrive al Politecnico, poi non finirà mai, non seguirà gli studi, e, e, e lavora a Torino e eh, entra in contatto subito con l'ambiente dell'alpinismo occidentale e con l'ambiente torinese. Eh, ambiente in cui primeggiano eh, Renato Chabot, che ha la stessa età di Gervasuti e del Nove, cioè, Chabot era un personaggio importante, era un, un bravissimo ghiacciatore allora, ehm, alto, slanciato. Ehm, a lui si devono le prime salite della parete nord della Blanche de Peterei con Emè Grivelle, il couloir nord est del Mont Blanc du Tacul con Gervasutti, poi la parete est del Modi con Amilcare Cretier e, e Lino Binet, Valzottani Oltre a Chabot, nell'ambiente nell dei giovani frequentatori del Monte Bianco, amici di Gervasutti, spiccano i nomi di Amilcare Cretier, valdostano fortissimo, che sarebbe diventato probabilmente un alpinista eh, di primissimo piano a livello eh, europeo, che muore però giovane sul Cervino nel 1933. Poi c'è Gabriele Boccalatte, altro fenomeno particolare, torinese, pianista. Un virtuoso dell'arrampicata è uscito qualche tempo fa, forse lo avrete visto, un film che si chiama Nini e, e, ed era un, un film girato dalla madre di Gabriele, eh, scusate, dalla, dalla moglie di Gabriele Boccalate, Nini Pietrasanta Milanese, e il figlio lo ha, ha recuperato questi, questi frammenti e, e in queste sequenze. Si vedono tutti questi personaggi che ho appena citato, soprattutto Chaboger, Vasuti, e si vede arrampicare Gabriele Boccalatte. Sembra un climber moderno come, a vederlo come si muove sulla roccia, è incredibile. Poi ci sono altri personaggi, Michele Rivero, alpinista torinese, era un giudice nella vita. Quotidiana. Piero Zanetti, altri che non sto a citare perché altrimenti andiamo fuori tema. Il focus di questa serata riguarda un periodo successivo, quello in cui arriva, Cosimo arriva al Monte Bianco. Vi dico ancora solo questo: Gervasuti arriva eh, al Bianco nel 1933, dopo due anni che è a Torino, e ripete per prima cosa la cresta sud della Noire. Eh, poi fa altre salite molto belle, molto importanti, per esempio nell'agosto del 1938 con Gabriele Boccalatte eh, sale la parete sud-ovest del Pic Guglielmina che è una scalata superba, molto verticale rispetto alle altre del Bianco, ancora oggi è una, ecco, è una salita è una salita eh, come dire eh, che attrae molto gli, al gli alpinisti. Eh, nel 1940 Tempi di guerra poco prima, con Paolo Bollini sale il pilone di destra, il pilone nord del Franei. E poi nell'agosto del 1942 porta a termine il suo capolavoro con Giuseppe Gagliardone, che era un alpinista che arrivava dalla provincia di Cuneo, e sale la parete est del Grande Joras, tecnicamente forse la sua via più difficile, che è stata ripetuta poi solo molto tempo dopo. E... Ed è stato molto tempo dopo riconosciuto il valore di questa, di questa via che era decisamente in anticipo sui tempi. Ormai, però la stella di Gervasuti è vicina al tramonto, nessuno lo sa, nessuno può immaginarlo, nemmeno lui. E il 16 settembre del 1946, mentre si ritira da un pilastro della parete nord est eh, del Mont Blanc du Tacul e con Gagliardone, precipita da una doppia e muore ed è un shock per l'ambiente alpi, alpinistico del tempo. L'altra figura di primissimo piano, vi dicevo, è quella di Gabriele Boccalate. Nel 1934 e il 1935 realizza due splendide sulle, uh, vie sulla parete uh, est delle guie de della Brenva. Sale il pilastro sulla parete nord-est del Mont Blanc du Tocqueville, una difficile via con la moglie uh, sulla parete ovest della Noire de Péteret, e poi la nord del Mongreta. E muore tentando la scalata, era con un altro torinese che si chiamava Mario Piolti, sulla parete sud delle Guide de Triolet nel 1938, parete sud che non era mai stata salita fino a quel momento. In quell'epoca c'erano ancora tante pareti da salire, gli alpinisti bravi non avevano difficoltà a individuare dei nuovi itinerari eh, sui quali, come dire scaricare la propria inventiva e, e anche la propria, la propria bravura. Ma diciamo che in quegli anni lì il quadro, io ho citato alcuni personaggi, è piuttosto complesso. E sul palcoscenico si muovono dei primi attori che provengono anche, anche da lontano. Tra le due guerre, per esempio, il bianco è ancora uno dei terreni di gioco prediletti dagli inglesi. Pensiamo a uno come lo scozzese Thomas Graham Brown. Uh, che era degli anni 80 dell'Ottocento era un professore di filosofia de, scusate, di fisiologia originario di Edimburgo e sul versante della Brenva sul versante est della parete est del Monte Bianco risolve i problemi più evidenti realizzando, come sapete, tre salite importanti un trittico che ancora oggi è straordinario nel 27 con Frank Smythe che poi diventerà importante anche come himalayista, perché eh, nel 1931 sale il Kamet per la prima volta con una montagna di 7700 metri nell'Himalaya del Garvol, e poi partecipa a tre spedizioni britanniche all'Everest. Beh, dicevo nel settembre del 27 Thomas Graham Braus apre la via della Sentinella Rossa, che è una delle sue vie, ancora adesso, una delle vie di misto più belle. Del, del, del Monte Bianco l'anno dopo sempre con Smythe percorre in prima assoluta lo Sperone della Major e poi nell'agosto del 1933 questa volta non più con Smythe ma con due guide svizzere Alexander Graven e Alfred Auf den Blatten sale la Poire che è questa torre rocciosa probabilmente l'avrete vista tutti che sta nella parte sinistra della parete incuneata tra due gigantesche eh, seraccate. Però nonostante le grandi prestazioni elencate finora, nel gruppo del Monte Bianco il livello tecnico di arrampicata su roccia per quanto riguarda l'alpinismo delle grandi difficoltà è ancora inferiore a quello raggiunto nelle Dolomiti e nelle Alpi calcare del nord-est. Qui ci sono dei bravissimi ghiacciatori. Dei bravi alpinisti, ma indolomiti hanno superato difficoltà maggiori. Prendiamo la bellissima cresta a sud della, della Ghinoardio Peterei. Vengono fatti molti tentativi anche da nomi importanti, ma a risolverle il problema alpinistico saranno due giovani tedeschi e bisognerà aspettare il 1930. E questi due giovani tedeschi sono due che appartengono alla scuola di Monaco, che allora era come dire un nucleo. Di, di, di arrampicatori e di alpinisti fortissimi che mietevano allora in, tutti, in tutte le parti delle Alpi. Insomma. E questi due si chiamano uh, Karl Brendel, spesso qui viene, la, la, punta, la punta che porta il suo nome viene chiamata alla francese Brendel, ma in senso tedesco è Karl Brendel, e Hermann Schaller che nel, nel 26-27 agosto 1930 salgono finalmente questa via grandiosa, bellissima, che è uno degli scenari più belli, è una quinta straordinaria no, per il massiccio del Monte Bianco. Ma qui non finisce la storia, proviamo a cambiare location e spostiamoci sul versante francese, perché anche lì non è che andassero così piano, eh. cioè, i primi anni 30 sono, che hanno, sono quelli che hanno visto succedersi, c'è una serie di tentativi sugli speroni della parete nord delle Gran Joras, c'è una sorta di duello internazionale. E gli attori sul palcoscenico sono, per quanto riguarda l'Italia, abbiamo il solito Amicale Cretier, Lino Binella, Gabriele Boccalatte, Renato Chabot di nuovo, Giusto Gervasutti, il torinese Piero Zanetti, ci sono degli svizzeri che sono la guida sono dei Genevrini, la guida Raymond Lambert e una donna fortissima, Lulu classe 1908, pensate, una pioniera dell'alpinismo, fortissima, e poi ci sono vari austriaci, da Martin Mayer a Ludwig Steinauer, Rudolf Peters, Peter Haringer, che ci rimarrà lassù, eh? morirà lassù, e poi c'è la celebre guida francese Armand Charlet. Nel giugno del 1935 gli austriaci Rudolf Peters e Martin Mayer vincono per primi lo Sperone Cross, che il, da sinistra guardando la parete nord è il terzo, scusate, il terzo andando da sinistra a destra. E, e la via, pensate che viene ripetuta pochi giorni dopo da Chabot e Gervasuti e da uh, Raymond uh, Lambert e Lulubula, quindi era una questione psicologica. Questi erano assolutamente in grado di salirla, ma gli altri, forse un po' più disinibiti, passano per primi. Sulle Joras c'è un altro obiettivo prestigioso che attende ancora la prima salita. Ed è un grande sogno che sembra irraggiungibile. L'attentano in tantissimi ed è lo sperone Walker, il primo a sinistra, guardando, guardando la parete nord. Ci provano per primi. No, non tra i, primi, tra i primissimi, ma ci provano con un tentativo molto risoluto i francesi Pierre Alain, grande mito dell'alpinismo francese, era del, inizio del novecento, nel 1904, Edouard Frendo, nel 1938. E appunto fanno un bel tentativo, non riescono a venire a capo della via, scendono convinti di riuscire a ritornare e forse la prendono un po' alla leggera, perché non sospettano che c'è qualcuno che sta per inserirsi nel gioco e infatti al termine del loro tentativo in maniera del tutto inattesa compaiono sulla scena tre lecchesi sono Riccardo Cassin, classe 1909 e su due suoi amici che sono Gino Esposito e Ugo Tizzoni che non conoscono il Monte Bianco non sono mai stati a Courmayeur, nessuno li ha mai visti qua e tantomeno nessuno li ha mai visti a Chamonix non ne conoscono né i nomi, né la faccia, nulla sanno e loro arrivano, sono uomini che arrivano dalla grigna, hanno in mano una cartolina della parete nord, non sanno nemmeno dove devono andare, chiedono informazioni, qualcuno li indirizza, e su questa cartolina della parete nord qualcuno, probabilmente il giornalista Guido Tonella, è segnato una possibile via sullo sperone Walker. Questi arrivano, senza tante storie, risolvono il problema. Tre giorni e due bivacchi e sono fuori. straordinaria ed è un'impresa che finisce su tutti i giornali le prime pagine dei quotidiani italiani e non solo raccontano tutti questa impresa straordinaria ma guardate che la vicenda dei Lombardi negli anni 30 non finisce lì eh, l'anno successivo altri due fortissimi lecchesi, si chiamano Vittorio Ratti alpinista importante che fu anche partigiano eccetera, e Gigi Vitali di cui qui in, in, diciamo, nel, nella parte occidentale dell'Alpi si sa poco, in realtà era un alpinista fortissimo ed è, ed è uno di quelli che ha fondato il gruppo dei Ragni della Grignetta, un po' più giovane di Cassinger del 13. E beh, il 18 e, eh, 20 agosto, tra il 18 e il 20 agosto del 1939, questi due signori tracciano una via straordinaria, bellissima, lungo la direttrice della della vetta sulla parete ovest delle Guinoire de Petrae una delle vie più difficili del bianco a quel tempo, in assoluto che è una via che costituisce un grandissimo balzo tecnico e psicologico in avanti ma in quegli anni ci sono altri problemi che trovano la soluzione, quindi pensate in quale mondo si va a cacciare pochi anni dopo Cosimo Zappelli e non sono cose da poco, eh, perché nel, i, i parigini Uh, Pierre Alain, che abbiamo già trovato, e uh, Raymond Léninger, che sono due Blosard, cioè due arrampicatori di Fontainebleau, erano abituati ai passaggi estremi sui blocchi di Gres nel parco di Fontainebleau, non distante da, uh, da Parigi. Salgono per primi, riescono a salire per primi la parete nord del petit Dru. E lo fanno eh, tra la fine di luglio e l'inizio di agosto del 1935, superando quella che ancora oggi è nota come fissure Alain, che è un passaggio chiave molto difficile. Allora, in quell'occasione nasce un'altra delle vie di salita in assoluto più difficili dell'intero gruppo del Monte Bianco, anzi di tutte le Alpi occidentali. Poi in seguito Pierre-Rallin diventerà una leggenda in Francia. Uh, scalando vie nuove, aprendo vie nuove sulle guide di Chamonix, al Fou, al Caiman, al Crocodile, alla Bletière e, e non basta ancora, eh, perché sul versante francese di, del gruppo del Bianco ci sono altre novità importanti, anche se su ghiaccio, dove la modernità sta portando frutti importanti. Siamo all'inizio degli anni 30, pensate che i ramponi a 12 punte sono stati inventati qui in casa Grivel nel 1929, siamo nel 31, quindi li hanno appena cominciati a usare. Prima hanno fatto tutto con i dieci punte, spesso gradinando, immaginate la fatica. E pensate che per esempio una via come, ma qui siamo nell'Ottocento, come lo Sperone della Brenva è stata salita tutta, solo, intagliando i gradini. Perché servivano le guide? Perché erano gli unici che avevano... Le braccia per poterlo fare, le capacità per poterlo fare. Gli alpinisti cittadini avevano magari equilibrio, tecnica, eleganza sui passaggi, ma non avevano la forza per gradinare. E nel 1931, cosa succede? Che ci sono due svizzeri che sono André Rock, famosissimo, e Robert Grelot. Vincono la parete nord delle guide del Triolet, solo con ramponi e piccozza senza chiodi, superando tratti, no? Inclinati a 60 gradi. È un'altra novità importante. E nel 1937 ci sono altri due francesi che sono Charles Otenac e la guida Fernand Tournier che salgono lo sperone, il difficile sperone nord-est delle droite. Ma il nostro orologio va avanti, arriviamo alla seconda guerra mondiale. Come forse avrete sentito o saprete, il bianco in quel periodo non è esente. Da operazioni belliche, una follia andare a combattere lassù. Ma ci sono anche la battaglie, ovviamente cose di come dire ristrette rispetto alle grandi battaglie campali, ma anche lì comunque si spara. E, però dobbiamo pensare che anche in quel periodo l'alpinismo non si ferma del tutto. Incredibilmente, gli alpinisti, anche se arruolati e in divisa, magari di nascosto, qualche salita la fanno. Il gruppo Gervasutti Chabot, eccetera, eccetera. Poi finalmente si volta pagina e i venti di guerra si allontanano definitivamente dal massiccio. Ovviamente la liberazione segna un cambio di passo importante e soprattutto segna un forte passaggio generazionale, perché i grandi scalatori che avevano operato tra le due guerre sono usciti di scena, qualcuno è morto. Altri continuano, altri continuano ad arrampicare, ma come dire, sono scesi dai eh, vertici massimi dell'alpinismo. Praticano un alpinismo a misura duomo, ma non si cimentano più con eh, l'alpinismo estremo. Insomma, nasce in quegli anni, nel primo dopoguerra, una nuova mitologia. Diciamo che il, i vecchi dei dell'alpinismo cedono il trono, il posto a dei diversi, fortissimi soprattutto giovani che sono disinibiti totalmente nei confronti dei grandi miti del passato. Ad esempio a Monte Bianco si affaccia subito sull'altro versante un alpinismo francese che in quegli anni è dirompente, un alpinismo che negli due decenni precedenti non si era affatto nutrito come era successo nel mondo austro-tedesco e in parte anche nel mondo dolomitico, dei miti eroici e dell'imperativo di doversi impegnare fino allo stremo in una lotta all'ultimo respiro contro le forze scatenate della natura. Se avete visto qualcuno dei film di Trenker o di Funk, eccetera, vi, vi renderete conto, vi siete resi conto di che cos'era l'alpinismo tedesco, molto sanguigno. L'alpinismo francese è leggero, è diverso cioè non, non, non è caricato di quella ideologia che ha pervaso per due decenni il mondo degli alpinismi. E quelli che arrivano al Monte Bianco dall'altro versante sono ragazzi, tutti ragazzi di città che vogliono fare le guide, vogliono inserirsi nel mondo delle guide, vogliono vivere di montagna, sono innamorati della montagna e senza, sono ragazzi che senza lasciarsi sopraffare da timori reverenziali osano ripetere le grandi vie del passato per poi imparare ad esprimersi sul nuovo aprendo altre vie. E chi sono? Si chiamano Gaston Rebuffat, sono tutti eh, nati all'inizio degli anni venti, qualcuno un po' prima, ma insomma sono Gaston Rebuffat, Edouard Frendolio, Nel Teré, Louis Lachnal, il grande eroe della Napurne, che saranno poi anche dei cantori e dei divulgatori dell'alpinismo. Pensate ai libri di Rebuffat, alle sue fotografie, ai suoi filmati. Eh, che vincono al Festival di Trento negli anni 50, ma con loro vanno citati personaggi anche come Lucien Berardini, come Jean Cousy, che è un po' più... Uh, sì, no, anche lui a quell'età lì, del 23. Eh, Guido Magnone, che è nato a Torino e poi la sua famiglia si è trasferita in Francia. Lui è un po' più uh, vecchio, del 17. Altri personaggi sono Robert Paragò, per René de Maison, che ha la stessa età di Walter Bonatti, nato nel 1930, e che faranno dell'apertura di vie nuove un, un, un obiettivo primario. Da parte italiana la grande novità nel, del dopoguerra è l'apparizione di un giovane Walter Bonatti che nel 49, a soli 19 anni, pensate a nemmeno a un anno dal suo debutto sulla roccia, eh? A soli 19 anni, porta a termine la quinta ripetizione della via di Cassin sullo sperone Walker della Gran Giorasca. Una via che era riuscita solo ai più grandi alpinisti del tempo, quasi al termine della carriera. E lui, a 19 anni, in un anno che arrampica, risolve questa cosa, con alcuni compagni ovviamente. E poi realizza, poco dopo, quasi in contemporanea, insomma, la seconda ripetizione della via Ratti Vitali. Quella che, di cui parlavamo prima, sulla parete ovest delle ghino arde Petere. E poi Bonatti con vari amici, vari compagni, comincia ad esplorare terreni nuovi ancora non scalati. Al terzo tentativo, nel 1951, con il torinese Luciano Ghigo, con cui ho un po' lavorato, per cui Luciano lo conoscevo bene, come conoscevo benissimo Walter, ci siamo frequentati per 40 anni, eravamo diventati grandi amici quindi un po' di particolare li ho sentiti raccontare tante volte, ma nel, nell'estate del 1951 riesce a vincere per primo la formidabile parete est del Grand Capucin, su cui molti alpinisti, anche francesi, avevano già puntato gli occhi. E poi nelle stagioni successive Bonatti inaugura la sua lunghissima carriera di apritore di vie nuove al Bianco, prima come alpinista e poi come guida, anche se per sua missione sarà sempre una pessima guida. Perché tenderà a privilegiare i rapporti di amicizia, alla fine si legherà sempre con gli amici e eh, diciamo, non eh, metterà mai in pratica il rapporto professionale-guida cliente. E nel 1955, quattro anni dopo, di ritorno dal K2, Walter apre questa, in solitaria questa via formidabile eh, sul pilastro eh, sud-ovest del Petit Ripigli e Bonatti. Che oggi non esiste più, è crollato pensate che uno degli ultimi frammenti di questa via è crollato proprio il giorno del funerale eravamo tutti a Lecco al funerale di Walter arriva la notizia che una porzione importante forse l'ultima perché altri frammenti sono caduti dopo è caduta quel giorno lì, erano già caduti altri pezzi una via di 600 metri che comincia dalla base del pilier a circa 3.100 metri e finisce a 3.700 e 33 metri de, della vetta una via che lui aveva valutato sesto a 1 e a 2 in artificiale e che quando fu ripetuta per la prima volta in libera da Marco Pedrini nel 1982 si parlò di 7A quindi una via importante il Bonatti la salì in sei giorni con cinque bivacchi è la via in cui lui fece il famoso lancio di corda perché non riusciva a superare un, un grande strapiombo Insomma, rischiando di, di rimanere lì perché se non fosse riuscito a progredire il soccorso alpino in quegli anni per come com era sviluppato non sarebbe mai riuscito a recuperarlo. Non c'erano gli elicotteri, gli elicotteri eh, eh, entrano in gioco più tardi. Il credo che il primo soccorso sia stato quello di Henri Vincent nel 60 sul versante francese del Bianco. Eh, le corde eh, con l'elasticità non, cioè, non, non si poteva. Eh, non, si, non ci si poteva calare dall'alto per recuperarlo. Fu una cosa grandiosa e straordinaria soprattutto dal punto di vista, oltre che tecnico, dell'energia mentale. Un'avventura un straordinaria. Gaston Rebufa usò parole incredibili per commentare questa salita. E Gaston non era uno che faceva sconti a nessuno. Insomma. Poi ci sono tre imprese, e qui co cominciamo a coinvolgere Cosimo, tre imprese magnifiche su Gran Pilier d'Angelo. Pilastro d'angolo che sul versante italiano sorregge la cima del Monte Bianco che si alza sopra il Col de Petrelle. Nel 1957 fa una prima salita con tony Gobbi sulla parete est e lo sperone nord-est. Walter, poi nel 1962 è un capolavoro con Cosimo che da poco segue Bonatti è legato alla sua corda e aprono una via bellissima, importante, di, di ambiente, di ambiente eh, occidentale davvero grandioso sulla parete nord e poi sempre con Cosimo l'anno dopo apre ancora la parete sud-est, una via sulla parete sud-est del Gran Pilier d'Anglo. Nel 61 sapete tutti c'è questa tragedia del pilone centrale del Frenai in cui muoiono eh, parecchi alpinisti si uniscono la cordata di Walter Bonatti e quella dei francesi guidata da Pierre Masot, muoiono Pierre Colmat, Robert Guillaume, Antoine Vieille e muore un amico carissimo di Walter che è Andrea Oggioni Rimangono vivi solo lui e Masot e il cliente di Walter, Roberto Gallieni. Parliamo de, di un periodo in cui il tempo doveva essere stabile e fu invece caratterizzato da una perturbazione pazzesca assolutamente anomala, perché siamo tra il 10 e il 16 luglio. Ed è una botta per Bonatti sia dal punto di vista psicologico che fisico, lui ne esce indenne, ma gli altri no. Ci sono delle foto in cui Pierre Masot, lo vediamo fasciato, portato in braccio da, 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 da Walter, nell'archivio eh, del Museo della Montagna, che ha acquisito tutti i materiali di Walter Bonatti, con, con i quali abbiamo fatto la mostra, che, che se non l'avete vista vi invito ad andare a vedere, che sarà aperta fino al 22 febbraio, ancora ci sono queste foto. Poi Walter riprende. Pensate ad arrampicare in settembre con Zappelli sulla parete sud del Monte Bianco a destra dei Piloni del Frenei. E si, si crea questa cordata importante di cui parleremo la prossima volta. Ma io credo che oggi me l'hanno chiesto in un'intervista perché Walter. Eh, Cercò Cosimo come compagno di cordata. ma Io credo che sia stato un fenomeno. Abbia, vist, abbia visto specchiato se stesso, la stessa passione. Erano due ragazzi nati lontani dalle montagne, con la stessa voglia di andare in montagna. Qui erano due forestieri che faticavano a integrarsi. Cosimo si integra molto più facilmente di Walter. Ma insomma, Walter vede in lui un, un, una specie di fratello, no? di amico. E, 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 ed è ben contento di legarsi con lui e, 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 e le loro prime uscite sono subito straordinarie, grandiose, sono ai vertici dell'alpinismo. Poi beh, beh, Bonatti continua una carriera, nel 59 per esempio sale, eh, anzi scusate, prima di quel 61 avevo dimenticato di citare il, la salita di Andre, con Andrea Ogioni al pilastro rosso di Bruyard. Poi nel 63, nel cuore dell'inverno tra il 25 e il 30 gennaio, in condizioni ambientali durissime con il termometro che arriva a segnare meno 35 eh, gradi sotto lo zero, eh, Walter e Cosimo realizzano, portano a termine, eh, la prima invernale dello sperone Walker sulla Gran Jorasse Una via ambitissima, un'impresa incredibile. Eh, avrebbe voluto farla tanto uh, René de Maison, ma arriva secondo. secondo, farà la seconda salita con Bacchin, e um, i giornali si occuperanno a lungo di quella, di quella vicenda perché fu veramente straordinaria. E poi al bianco, credo che Bonatti concluda la sua carriera nel 64 con Michel Voschet quando sale eh, lo sperone Wimper fino alla punta Wimper delle Grand Jorasses Bene, ma non è che di fronte a questi esplodi bonatti tutti gli altri alpinisti al Monte Bianco uh, stiano a guardare, eh? perché, perché anche altri fanno la loro parte, cercano di rispondere come possono no? agli esplodi di questo giovane fortissimo alpinista. La risposta francese al Grand Capucin è la prima salita della parete ovest del Petit Dru, alta quasi mille metri, una, una, una parete di altissimo livello dal punto di vista tecnico, che però viene realizzata dopo il Capucei. Il Capucei in qualche maniera apre le porte psicologicamente a quel tipo di alpinismo lì. E quindi ci voleva qualcuno che fosse in grado di far saltare le barriere. No? Eh, quando, quando saltano poi gli altri, anche gli altri passano, ma ci va qualcuno che lo faccia. Questa scalata che ho appena citato richiede eh, vari tentativi. E alla fine viene portata a termine, a inizio di luglio del 1952, da Lucien Berardini, da Guido Magnone e da Adrien Dagori. Ed è un'impresa che fa molto discutere il mondo dell'alpinismo di quel tempo perché viene realizzata in due tranche. La seconda due settimane dopo la prima, quando gli alpinisti evitano di ripercorrere il tratto già salito. E si innalzano invece lungo la parete nord, seguendo la via Alain, e poi si innestano sul percorso che intendono proseguire con una traversata difficile e problematica verso destra. Sulla ribalta del Monte Bianco, per quanto riguarda i francesi, eh, in quegli anni c'è anche una fortissima cordata che miete successi ed è quella costituita da Jean Cousy e da René de Maison. Nel 56 salgono l'affilato spigolo nord delle guille Noir de Petre. Nel 57 realizzano una direttissima sulla parete ovest della Noir, nel 57 sempre in quel 57 eh, portano a termine la prima invernale della Via Francese del 1952 sulla parete ovest del Petit Dru. Poi nel 58 la cordata si scioglie si scioglie per un incidente perché così eh, muore colpito da una scarica di sassi nel massiccio del devoluì le maison che alla stessa età di bonatti continuerà a lungo eh, ancora a scalare nel monte bianco con brillanti solitari e importanti prime invernali nel 63 lo dicevo prima porta a termine pochi giorni dopo l'impresa di cosimo e di walter la seconda invernale, allo sperone Walker nel 68 eh, no, scusate, nel 67, sale con Robert Flematin in prima invernale il pilone centrale del, del Frenet, eh, Che forse è una delle sue imprese più belle in assoluto. Nel 68, sale il famoso Lensol delle, delle Grand Joras Gradinando, quindi, immaginatevi cosa. Deve essere stato rimanere lì su quella via a prendersi le scariche di ghiaccio e di sassi. Non c'era ancora più traction. Allora, poi c'è nel 71 il famoso tentativo di De Maison uh, in inverno allo sperone Walker delle Grand Jorasses per aprire una nuova via diretta. Che si conclude con la, la morte per sfinimento del suo compagno Serge Gousseau. È una vicenda che. Nei cui i giornali parlarono tantissimo, io ero, ero mh, abbastanza giovane, facevo il liceo in quegli anni, ma mi ricordo c'erano continui collegamenti radio, uh, sul nazionale, uh, in televisione c'erano servizi che raccontavano queste cose, i soccorsi tardarono perché uh, De Maison era entrato in rotta di collisione con la, societè, la società delle guide di, di, di Chamonix, quindi i soccorsi ritardarono molto. Ed è la storia che De Maison racconta nel suo libro più famoso, che è 342 ore sulle Grand Jourras. Poi, nel, due anni dopo, nel gennaio del 1973, De Maison riuscirà a concludere quella via lì e lo farà con Giorgio Bertone e con René Claret. E, e fu davvero un'altra impresa che venne seguita da tutti con il fiato sospeso. Ma... Ehm, tra i tanti pretendenti alle pareti, ai pilastri, alle creste della catena del Monte Bianco, negli anni 60, oltre ai francesi e agli italiani, ci sono di nuovo gli inglesi che dopo un lungo periodo in cui erano spariti ritornano al Monte Bianco, ritornano alla Grande. Sono nomi mitici dell'alpinismo dell britannico, si chiamano Joe Brown, Dan Willings. Chris Bonington, tutti ragazzi nati tra il 30 e il 35, e si avvicinano al bianco nel 54, in realtà, aprendo una via importante firmata da Brown e Wilhelms sulla parete ovest delle Guy de Blatier, con un passaggio mitico e molto duro, conosciuto come Fisher Brown. Ci cioè voleva una tecnica di, fessura in cui loro, di arrampicata in fessura in cui loro erano maestri. Poi nel 61, pensate, eh, Ian Clough e eh, il polacco Ian eh, Dugroz terminano la via, quella tentata da Masobo Natti e i loro compagni sul pilone centrale. Eh, ricordo che dietro i due nomi che ho appena citato c'erano altri, c'era De Maison, c'era il francese Julien, c'era Paul Villar, c'era anche un italiano. Ignazio Piussi, un uomo delle Alpi Carniche e delle Alpi Giulie. E tutti, però, per vincere l'ultimo tratto, utilizzano una corda fissa lasciata dai primi due. Ancora non è finita perché, perché Monte Bianco è veramente una scena in cui operano. Scusate, in cui opera l'alpinismo internazionale. Ci sono tanti che arrivano qua, è una montagna che attira, una delle montagne più belle del mondo. Ci sono anche gli americani in quegli anni lì, in quei primi anni 60, al bianco, gli americani che arrivano dagli Yosemite. Nel 62 Gary Heming e Royal Robbins, due uomini di Yosemite, aprono una variante diretta che conosciuta oggi come uh, uh, Via dei Francesi sulla Ovest del Petit Dreux, Scusate, Via degli Americani. Nel 63 Tom Frost, John Harlin... Heming e uno scozzese che si chiamava Stuart Fulton eh, salgono la parete sud delle guie du Fou via straordinaria grandissima per l'epoca sempre in quel 63 John Harling e Frost salgono il pilier de Robet del Frene nel 65 Harling e Robbins vincono ancora, aprono un'altra via importante sulla parete ovest del Petit Dru quindi Capite dove va a inserirsi Cosimo? In un mondo in cui il gota dell'alpinismo è ben definito, tutti si riconoscono tra di loro, si tengono alla larga dall'alpinismo della mediocrità. E lui riesce a entrare in questo mondo. E questa è una storia bellissima e incredibile che racconteremo la prossima volta. Dopo tutto questo affollamento di vie, però può essere ancora interessante, che ora abbiamo fatto quasi le dieci. Abbiamo promesso di parlare per un'oretta e quindi va bene. Poi sarà ancora interessante capire come si accedeva al cuore del bianco, come si arrivava al cuore del gigante, in diversi periodi in cui abbiamo parlato. Perché tutti noi, quelli della mia generazione, quelli, più, un, po', quelli un po' più anziani, quelli un po' più giovani, insomma, hanno sempre visto in funzione la vecchia funivia, quella precedente, Sky, alla Skyway, quella che saliva a Punta del Bronner, al Torino e a Punta del Bronner. Forse... Siamo stati indotti a pensare che fosse in funzione da sempre, no? e in realtà la storia della Funivia del Monte Bianco, inizia uh, nei primi anni 30, quando l'ingegner Dino Loratotino, grande appassionato della montagna, era anche conte uh, Loratotino, grande appassionato di montagna, fu l'inventore della Cervinia Moderna, intesa come città degli sciatori gli fu dato questo incarico. Bene, ebbe anche l'idea davvero, davvero visionaria, almeno da un punto di vista immaginativo eh, e progettuale, di costruire un collegamento funiviario tra Courmayeur e Chamonix. E nel 1941 iniziano i lavori per la realizzazione del primo tratto che dalla Palue doveva arrivare, cosa che poi avverrà al pavillon di Monfrettia, 2170 metri. I lavori vengono poi interrotti durante la Seconda Guerra Mondiale, ma per poco, e appena si smette di sparare, vengono ripresi. E nel 1946, pensate, viene costruito il secondo tratto della funivia, quello che raggiunge il rifugio Torino. E questo secondo impianto viene inaugurato nel 1947. Quindi gli alpinisti del tempo già usavano la funivia, la usò Bonatti per tentare il Capusain, certamente. Poi, nel 1954, viene aperto il cantiere per terminare l'ultimo tratto che arrivava appunto a Elbronner sul versante italiano, e nello stesso anno iniziano anche i lavori per la costruzione della cabinovia che attraversa il ghiacciaio e scende, e scende a Chamonix. Uh, allora. È in questo ricchissimo, straordinario contesto, nello scenario che abbiamo appena delineato, che va a incastrarsi come per miracolo la storia di un giovane alpinista nato e cresciuto a Viareggio, in riva al mare, nel rione D'Arsena di Viareggio, con un curriculum eh, solo apuano, curriculum alpinistico solo apuano. Che attenzione, oggi. Lo, se teniamo presente lo sviluppo dell'arrampicata e dell'alpinismo, essere Apuani non è un giudizio negativo, perché le Apuani sono montagne tutt'altro che domestiche, sia d'estate, ma soprattutto d'inverno. Perché l'aria che arriva dal mare riesce a ghiacciare no? eh, i giochi d'aria, insomma, no? riesce a ghiacciare la neve e insomma, si, vanno, ci sono, si formano le cascate gelate, si va a fare ghiaccio eh, anche in maniera seria su quelle. Su le montagne lì, sono montagne ripide, difficili, eccetera. E Cosimo è un ragazzo che, tra, trasferitosi ai piedi del Monte Bianco, diventerà guida, si legherà alla corda di alpinisti del calibro di Walter Bonatti prima e di altri, di Giorgio Bertone dopo, Giorgio era decisamente più giovane, è del 42, insomma, si muoverà poi autonomamente da capocordata, diventerà un professionista della montagna, dando finalmente senso. Ai suoi sogni di ragazzino innamorato delle altezze e della magia delle alte quote. Però questa storia io vorrei raccontarvela per intero la prossima volta. L'8 gennaio, spero che ci siate tutti e, e, e vedrete che è veramente una storia incredibile, straordinaria, che è bello eh, raccontare ed è bello ascoltare. E, ed è una delle storie assolutamente singolari in quel tempo, quando per operare qua, per essere professionisti qua, bisognava far parte di una cerchia ristretta, lo sapete come era Courmayeur in quegli anni, era un luogo in cui, come dire, anche i valdostani nati 5 km più in là erano considerati stranieri, e, e beh, come ha fatto, perché è riuscito? perché è riuscito a raggiungere il vertice dell'alpinismo mondiale, lo scopriremo il prossimo anno. Io vi ringrazio per l'attenzione, spero di non avervi buttato lì troppi dati, troppi nomi, eccetera, ma mi sembrava importante, come dire, raccontare quello che è successo su questa montagna, mi sembrava che solo pochi alpinisti no, prima della guerra la frequentassero, ma in realtà le pagine dell'alpinismo abbondavano e venivano scritte anno dopo anno. Grazie a tutti per l'attenzione. Oh, naturalmente se ci sono domande Io no. una volevo chiedere Sì stavo quando c'era racconto di chi ha arrampicato la parte italiana e poi quella francese non so se ho perso dei pezzi ma mi sembra che dalla parte francese pochi italiani si siano avventurati ma si avventura... eh... perché proprio forse c'era un blocco allora, di... allora negli anni del fascismo in quegli anni lì i confini erano confini e gli alpinisti avevano potevano avere un patentino no? una, una specie di passaporto per andare sull'altro versante ma, e, e lo facevano però non era così comune, si rispettavano un po' i vari versanti. Poi c'erano degli sconfinamenti. Però, diciamo, fino alla liberazione i confini erano cose serie. Poi, fortunatamente, sono saltati. Era soprattutto quella, certo. Io pensavo che invece fosse proprio perché. no, non era territorialità. Entrambi i versanti sono, sono interessanti, ci sono problemi alpinistici da entrambe le parti. Eh, io continuo a ripetere che il versante nostro è decisamente più cioè è rispetto a quello francese che è apparentemente più tranquillo. Poi ci sono tante guglie, tanti massicci, tante, tante cime importanti e belle, eccetera. Ma insomma, è una bella storia che oggi non ha più senso etichettare per. E Dividere per nazionalità, però insomma, è la cosa interessante che è una montagna che ha attirato veramente l'attenzione di tutto il mondo. E poi, fino ad una certa data, probabilmente vedere dei tedeschi ad arrampicare qua o, 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 delle, o, o gli spagnoli no? e, era, era una cosa. Oggi, se vediamo dei neozelandesi degli australiani, non ci stupiamo più. Abbiamo capito che quello è, è, è uno spalto altissimo dove si può giocare in maniera cavalleresca da qualunque parte del mondo eh, si arrivi. E, e, si può scalare divertendosi e non più guardandosi in Cagnesco perché eh, si arriva da altre parti. Insomma. Poi la gara tra gli alpinisti c'è sempre stata. E, quando Valter e Cosimo attaccano hanno fretta di attaccare sanno che c'è De Maison che ha gli occhi puntati sullo sperone, e, però, insomma, quella fa parte del gioco. L'importante è farlo in maniera leale, in maniera aperta, eccetera, senza sotterfugi. E comunque ricordo che, come ho già detto prima, c'è stata. Veramente una stirpe di guide importanti che sono stati anche dei grandi scalatori, eh. cioè, non solo dei professionisti che accompagnavano sui clienti sulle vie di media, difficoltà, quelle un po' più difficili, sono stati dei, veramente degli, de, delle, delle guide che erano alpinisticamente dei, dei numeri uno. Eh. Però effettivamente raccorsi cose un certo affollamento sulle five, che uno. Beh, però un affollamento diluito nel tempo, e eh, non dobbiamo pensare alle code, perché cioè fino ad una certa epoca uh, le, sulle vie non vedevi, vedevi una cordata, due cordate, cioè sulle grandi vie. E pensa a cosa è successo da, dalla fine degli anni Sessanta poi, quando veramente hanno cominciato ad arrivare personaggi che prima non potevano, giovani che... Cioè fino ad un certo punto qui arrivava chi poteva permettersi di, 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 il viaggio, no? chi arrivava da distanti, chi aveva i soldi per potersi pagare il soggiorno e il viaggio. Dopo la liberazione arrivano questi giovani lombardi che per esempio sono, sono in tutto e per tutto proletari che arrivano dalle fabbriche, dalle officine della Lombardia, delle chese, del Monzese e, e, e poi pian piano arrivano tutti gli altri. Fino alle, alle grandi imprese, alle grandi invernali di Casarotto, fino alle ultime vie aperte da, dalle ultimissime generazioni, dai giovani che continuano a trovare vie da aprire nel Monte Bianco, no? Non è che è un massiccio grande per cui insomma, spazio ce n'è ancora. Però a un certo punto hanno, hanno cominciato a dire: ma insomma è tutto stato, è stato fatto. In realtà no, hai cioè, gli occhi per vedere riesci a scoprire delle altre cose. Giancarlo Grassi riusciva a scoprire i, i couloir fantasma anche in piena parete sud della Grand Jorasses, cioè, come dire, eh, quando sembra che tutto sia stato fatto, se tu metti un paio di occhiali nuovi, rinnovi l'interesse e scopri altre cose, altre possibilità, altre mete, altre, ti saltano fuori altre idee, eccetera. In fondo, guarda. Già alla fine del Novecento su alcune riviste del Club Alpino Italiano trovavi le alte lamentazioni di qualche solone dell'alpinismo che sosteneva che ah, l'alpinismo ormai è morto. Eh. Sono passati altri 120 anni e non è morto, è semplicemente cambiato. E poi naturalmente c'è la però l'alpinismo praticato dagli alpinisti medi, dagli appassionati che in qualche maniera traggono ispirazione dai grandi del passato, eh, cercano di migliorarsi, eh, sono ispirati da questi veri e comunque cresce, la, la base dell'alpinismo è molto cresciuta negli ultimi anni, eh, cioè negli ultimi decenni, non negli ultimi anni. Insomma, dal dopoguerra a oggi si è democratizzata la base de, de, del, degli alpinisti e dei frequentatori. Al Monte Bianco rimane sempre comunque una montagna che richiede preparazione. Cioè le grandi vie ti portano davvero in un altro mondo, le vie lunghe ti portano in un altro mondo, non sono i piccoli massicci dove riesci sempre a cavartela, insomma, e le vie sono brevi, eccetera. Qui ci sono avvicinamenti lunghi, vie lunghe, ambiente, eccetera. Un'altra cosa che non ho detto prima che bisogna ricordare è che per esempio gli alpinisti che operano tra le due guerre si trovano di fronte ad un massiccio ben diverso da quello di oggi, molto più ricco di ghiaccio. Intorno agli anni 20 c'è un piccolo fenomeno, soprattutto sul versante italiano, la zona della Brema, questo settore qua, in cui i ghiacciai aumentano, c'è una crescita dei ghiacciai, i ghiacciai tornano a spingere. E comunque in generale se vediamo le fotografie del tempo vediamo una catena del Monte Bianco che gronda di ghiaccio. Non solo il Monte Bianco, anche il Monte Rosa era ricchissimo di ghiaccio. Quindi proprio un, un mondo diverso. Era un pezzo di male piantato qua. Oggi con la crisi climatica sta un po' tutto cambiando. In certi anni salendo su a, a, al Core del Gigante, appunto al Bronner, eccetera, si vedono i ghiacciai sono veramente un ricordo triste rispetto a come ce li ric ricordiamo anche quelli che oggi hanno 60 anni, 70 anni, insomma, si ricordano un Monte Bianco ben diverso. Da ragazzini quando andavamo a fare lezioni alle scuole di alpinismo all'Alex Blanche o a Pradebar, insomma, trovavamo una lingua nera di ghiacciaio che saliva su, si faceva un 40 metri, era alta 40 metri, eh, oggi non c'è più niente, ci sono i prati lì. Cioè, questo non riguarda però solo Monte Bianco, dove ancora i ghiacciai resistono. Pensiamo a, i, I due lembi meridionali delle Alpi hanno perso quasi del tutto, la provincia di Cuneo, i ghiacciai di quella zona lì, cioè, il Monviso si sta deteriorando, si sta sfaldando, c'è stato prima il crollo del, del canalone Coolidge e lì, anche lì i ghiacciai stanno sparendo. Gran Paradiso è uno dei gruppi che ha sofferto di più per la fusione glaciale, poi via via. Eh anche i grandi massicci. Qui ancora un po' rimangono, insomma. Però fra 30 anni, fra 50 anni, i ragazzi che vorranno fare ghiaccio cosa si troveranno? Sì. il rapporto tra i due eh, o fra le più persone era, era già prestabilito diciamo in, in partenza cioè quando venivano definite le scalate oppure perché adesso vedevo tutte le cose che vengono messe Bonati e Raffaele eh, Bonati e uno scalatore di Areggio eh, come venivano vissute diciamo dagli scalatori queste forme diciamo di eh, un ma eh, diciamo, tra gli scalatori, gli scalatori sono uomini e ed essendo uomini si comportano come ci sono, quelli, ci sono invidie e ci sono grandi amicizie, e ci sono eh, atteggiamenti leali e slealtà e scorrettezze. Eh, ma eh, credo che questo sia stato più il gioco del, di una stampa facile no? un po' all'italiana che cercava sempre di contrapporre il coppia Bartali, e che, che meno nell'ambiente alpinistico. Eh, e spesso certe polemiche pazzesche, sono, state, sono come dire, degli eventi puramente mediatici, ma non nella realtà. Poi certo, a volte anche nella realtà siamo tutti uomini, nel bene e nel male, c'è chi si comporta bene e chi si comporta meno bene, eh, ci sono appunto le invidiuzze, eh, la voglia di inseguire il successo, di arrivare sui giornali e così via. Mm. No, però... Allora, è un'amicizia, io ne ho parlato oggi nell'intervista, eh, io conosco la storia, ma l'ha raccontata più volte Walter. E... La loro accordata si scioglie quando Walter che eh, entra in contrapposizione netta con la società, eh, società della guide di Courmayeur e, e Zappelli invece che insomma, sogna di vivere di alpinismo rimane legato alla società, a quel punto si dividono. Però io devo dire, poi io dico Walter l'ho frequentato per tanti anni, non ha mai avuto una parola contro. Cosimo, anzi io mi ricordo il giorno del funerale, l'ho visto la sera, ero andato a casa sua e lui me ne parlò veramente con le lacrime agli occhi, e evidentemente era molto legato, Ma Walter aveva questi atteggiamenti in cui ogni tanto perdeva la pazienza, e, e queste intemperanze che non sono come quelle raccontate nel film che avete visto il 12 gennaio, e lì era un po' esagerato Boni fa un buon atti che è veramente sopra le righe, in realtà lui con gli amici era assolutamente tranquillo, scherzava, era veramente un amico. E in quell'occasione lì mi ricordo che mi parlò veramente con le lacrime agli occhi, di... e ci abbiamo avuto due strade diverse, abbiamo fatto delle scelte diverse, però insomma sono stati anni belli, mi ha detto, quindi molto lealmente, molto... ah certo questione ah, che si i che la si sono a vedere che i non potrebbero inventare ramponi nuovi. Perché questa evoluzione è stata molto bella perché ogni colmeno, negli anni 20, si costruiva un materiale, poi questo materiale è molto più di tanto, anche con i pesi, con le giacche, con le gatte, con le con No, no, ma sono stati loro eh, a, a, creare, a, creare, a dare eh, eh, movimento alla ruota dell'evoluzione. Delle ma già questo capitava molto prima. I, I ramponi nascono qui. Cioè, attenzione, il rampone, le, 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 le grappe, eccetera, vengono già usate per, per fare fieno sui pendii ripidi, no? da, dai valigiani. E occasionalmente d'inverno, ma mh, poi c'erano gli scarponi chiodati. Nel 1909 c'è un ingegnere inglese che si chiama Oscar Eckenstein, che era un ingegnere delle ferrovie, un londinese di origine tedesca, che tra l'altro era anche un buon ghiacciatore e un grande alpinista, andò a K2 la prima volta nel 1892 e poi nel 1902 come capo spedizione, quindi non era l'ultimo arrivato. E disegnò sulla carta i ramponi e venne qui e li portò, cercò il miglior fabbro della valle d'Aosta e trovò Grivel che glieli costruì. Da lì partì quella cosa. Nel 1909, 1929 il figlio di, di Grivel introduce i ramponi a eh, 12 punte e tutta una serie di evoluzioni per l'alta montagna nasce qua, nasce esattamente qua. Il chiodo e quelle cose lì non nascono qua, nascono in Dolomiti. Eh, però gli alpinisti locali si sono costruiti. I primi chiodi che abbiamo messo in mostra di Walter sono chiaramente forgiati in maniera artigianale e di corsa, così l'anello saldato, si vede la saldatura fatto da qualche amico che faceva probabilmente il fabbro. Le prime scarpe di Bonatti non sono gli scarponi. Lui inizia nel 1948. Nel 1948 c'era già da qualche anno la suola in Vibram. Lui inizia ad arrampicare in grigna. Abbiamo trovato in una scatola un paio di pedule sembrano le nostre, quelle che usiamo adesso, no? solo che hanno la sola di, di, di canapa, di corda, e si vede anche dove sono consumate. E si capisce che lui inizia, aveva iniziato ad arrampicare con la tecnica degli anni 30, in opposizione, come comici, no? con le foto che vediamo di comici, non, non, non sulle, sulle punte. Poi più tardi si compra un paio di scarponi, in realtà li compra prima sulla al banchetto del, delle cose militari usate, a scarponi d'alpino, e poi si compra degli scarponi veri. E, e, però, come dire, que, quegli, quelle pedule lì hanno tutto un bricolage fatto in casa. Gli scarponi in cui Bonatti, che era l'alpinista più famoso dell'epoca, con cui sale la Nord del Cervino nel 60, febbraio del 65, hanno tutto un lavoro di bricolage, eh, una, una sovrascarpa fatta in casa. Da qualcuno, qualche artigiano a cui le aveva dato dei consigli, una specie di collarino di maglia fatta, fatta dalla nonna, no? Lo so, da qualche, messo qui davanti per riparare dal freddo, un altro collarino esterno per impedire infiltrazioni eh, durante i bivacchi di aria fredda e, e, e tanti piccoli aggiustamenti fatti in casa. E, e mi diceva: Ma quando abbiamo fatto? La, la nord della la prima della, eh, la, la prima invernale della, della, della walk Dico, ma cosa avevate? delle maschere per il freddo? come riparavate? Sai cosa sacchetti del pane in tela, qui avevo fatto due buchi per gli occhi pensate le grandi imprese come sono state fatte, questo che è straordinario, quindi, quindi e va in qualche modo rivalutata la forza psicologica di questi personaggi, la grande energia, la voglia di salire, eccetera. Poi certo, chiaramente poco per volta hanno migliorato la loro attrezzatura, hanno saputo migliorarla, eccetera, però è interessante che molti di loro avessero fatto delle scelte di, tra parentesi, povertà, evitando i mezzi. Più moderni che già c'erano proprio per dare valore all'azione sportiva, all'azione al, al progetto di scalata, senza inquinarlo con eccessiva tecnologia. Gran parte dei, di, di questi alpinisti qua, a chiodi a pressione, non anzi, allora, a espansione come, non, non ce l'avevano nel sacco, neanche il perforatore. Eh, quindi, e poi un senso della montagna, una conoscenza della montagna incredibile, perché un conto è la preparazione fisica su una grande parete. Tu sai arrampicare bene, ti alleni, ti alleni, ti alleni, e poi passi in qualche maniera, ma su certe pareti. Cercando di capire se sarà cadere o no, se la temperatura è eh, propizia alla caduta di scariche di sassi o meno, richiede un senso della montagna, un'adesione un, un no? al, al corpo della montagna che solo un, i grandi alpinisti riescono ad avere. Ah sì, mal dei denti, certo. Sì. Sì, andare a tentare una via in quelle condizioni, oltretutto, cioè, avendo cognizioni mediche, perché faceva, faceva infermieri insomma, sapeva benissimo cosa poteva capitargli. Non era l'ultimo sprovveduto che non aveva idea de, della, 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 delle possibili conseguenze, no? Del, Dell'infilarsi in, quel, in quella ghiacciaia. No? E quindi, certo, mm. Non c'era il telefonino. Ed erano giovani e squatrinati, per cui eh, le comodità non c'erano. Eh, sono stati anni straordinari quelli, eh. e credo che vada riconosciuta a questi uomini, tutta la loro bravura, la loro competenza, il loro coraggio. Ci sono mossi davvero in situazioni. Oh, poi se andava male, mica c'era sempre l'elicottero, eh. Anzi, fino a un certo punto, proprio l'elicottero non c'è. E se c'erano, erano quegli elicotteri che insomma davano bene per atterrare in un campo sportivo, ma non in montagna. Quindi, chapeau a tutta sta gente, sai? Ma possiamo fare un giro sotto elicotteri... nella nostra anche Sì. <ride> sì. Sì che ancora non l'ho vista bene per cui... Tanto, beh, buonasera a allora, tutti, con la sopra. Mi raccomando l'appuntamento non era per l'ordine di gennaio. se